della Vitalia è stata eletta Chiara Mancini. La Bella d'Italia 2016, Chiara Mancini dalle Marche. Passaggio di Corosina di Paola Gatti. La Bella Diciassette anni, mora, occhi scuri, 1,72 m di altezza, sorriso smagliante, studentessa di ragioneria che sogna di diventare attrice. E Chiara Mancini, di Fano, provincia di Pesaro e Urbino, la Bella d'Italia 2016. L'incoronazione, sabato 17 settembre a Scalea, in provincia di Cosenza, nella grande area piscina del Santa Caterina Village, con centinaia di persone che hanno assistito al trionfo della bellezza, ammirando le oltre 100 ragazze selezionate in decine di concorsi regionali, protagoniste di movimenti coreografici, quadri di moda, sfilate in abiti eleganti e in costume da bagno, intervallati da momenti di grande spettacolo curato in modo impeccabile dall'animazione del Santa Caterina Village. Al termine della serata, dopo l'assegnazione di diverse fasce, la presentatrice Giusy Cangemi, che ha condotto in maniera eccellente la lunga kermesse, ha lasciato il microfono ad Alfonso Cariello, patron del concorso, che dopo aver ringraziato il sindaco di Scalea e l'intera giunta per la presenza e la proprietà della struttura ricettiva che ha ospitato come ormai di consueto per l'intera settimana le ragazze, ha aperto la busta della giuria e svelato il nome della prima classificata che si è aggiudicata, tra gli applausi e qualche contestazione, l'ambito titolo. Paola Gatti, Bella d'Italia 2015, ha incoronato la vincitrice e Scalea, per una notte, è tornata ad essere la capitale della bellezza. Chiara Mancini, sei la Bella d'Italia 2016. Com'è andata? Quali sono le tue emozioni? Non pensavo di arrivare fino a qui. Sono contentissima anche perché è stata una bellissima esperienza che ho potuto condividere con delle ragazze e abbiamo provato le stesse emozioni ed essere arrivata qua è stato un gran traguardo. Una settimana all'Hotel Village Santa Caterina, com'è andata anche questa esperienza? È stata una bellissima esperienza che di sicuro ricorderò e che riproverò.